Benvenuti in questo tutorial, voglio iniziare una serie di tutorial relativi a Ruby on Rails o meglio a Ruby on Rails versione 6, ovvero l'ultima versione. Ho usato parecchio Ruby on Rails in passato, però è da un anno e mezzo, due che non c'è più, non ci lavoro più e quindi ho intenzione appunto di riprenderlo in mano e riprendendolo in mano spero di insomma, riuscire a fare qualche tutorial anche per voi. Il primo tutorial è su come collegarlo al database e anche, è la cosa più importante forse del tutorial, visto che collegarlo tecnicamente è abbastanza semplice, è quello di farvi vedere come gestire gli env file, le variabili d'ambiente in Rails 6, perché è molto diverso da come era prima questa parte, in quanto prima si usava un semplice file.env e da lì poi leggendo questo file.env si prendevano le variabili che servivano, quindi username, password, eccetera, del database. In Ruby on Rails 6 invece la cosa è un po' diversa e adesso andiamo a vedere come e perché. Non vi faccio vedere come installare Ruby on Rails perché è abbastanza semplice, mi serve Ruby, vi serve Rails che qua trovate la documentazione sul sito su come fare e vi serve Node.js anche installato. E poi basta, credo. SQL, Lite, eccetera, a seconda del database che volete usare. Fatto questo, andiamo qua. Mi sono già segnato un po' di comandi che poi anche questi li troverete nel repository. Fatto questo, andiamo a creare il nostro primo progetto. Quindi, per prima cosa andiamo a creare un database. Andiamo a creare un database. Password, uso Docker per lanciare il database, che così è più semplice e veloce. Ok, fatto questo, facciamo un Rails-v, così vediamo la versione che ho, Rails 6.1.3. Ora facciamo un Rails new, nome del progetto, lo chiamiamo 01, perché mi servirà poi nel repository dove vi metterò tutti i codici dei vari tutorial appunto per averli in ordine. 01, poi lo chiamiamo database env variable, un nome del cacchio però ormai l'abbiamo usato. Poi facciamo meno meno di MySQL, credo, o meno di solo. Ok, meno di MySQL, con questo dovremmo esserci, lo lanciamo, niente. Name database, please give a name, not star. Ah, ok, non vuole il numero, quindi niente. Non vuole il numero 01 davanti, quindi così dovrebbe andare bene. Ok, vedo di gestire l'ordine in altro modo. Ok. Qui il bundle vuole username e password. Ci mette un attimo perché devo installare tutte le dipendenze, eccetera, eccetera. Ok, è stato installato, quindi ora con la mia cartella, come vedete, ho un progetto chiamato database and variable. Entro in database and variable ls, qua come vedete ho tutte le varie cartelle. Prima di farvi vedere come collegare il database proviamo a lanciarlo, così vediamo cosa succede. Per lanciare Rails basta fare Rails-s oppure Rails server e come vedete qua sulla porta 3000 dovrebbe andare, ma ci ritorna errore, non possiamo connettere MySQL al database appunto. Ora, per farlo andiamo qui. I dati del database, da connessione al database andrebbero settati qui in config, cioè database.yaml, e qui appunto dovremo mettere i nostri dati, host, password, eccetera. Ok,
come cosa abbastanza semplice, potremmo farlo così a mano da qui, ma non è quello che vogliamo fare perché noi vogliamo usare le variabili d'ambiente, appunto. Quindi blocchiamo il nostro Rails, CTRL-C, facciamo clear. E per farlo mi ho già segnato il comando. Ah no, aspettate, vi devo spiegare come funziona la logica nuova di Rails. Allora, come vedete qua abbiamo due file, uno è chiamato credential.enc, yelmo.enc e uno master key. In master key, come vedete, abbiamo questa chiave e in credential abbiamo tutta questa lunga criptatura. Probabilmente in questa criptatura ci sono le nostre password e le nostre variabili in ambiente. Come possiamo allora accedere a questo file? Per farlo Rails ci viene incontro e quindi vado qua un attimo sul mio file readme, dove mi ho già segnato la cosa. Dobbiamo lanciare questo comando: editor uguale vim rails credential due punti edit. Allora potete usare anche altri programmi oltre vim, nano, quello che preferite. Io uso vim perché sono abbastanza conforco, insomma. Non esperto, ma comunque so quei 5 comandi che servono per usarlo. Tecnicamente credo che potete mettere anche appunto Visual Studio Code eccetera, ora non ricordo bene il comando. Comunque lanciate questo comando, insomma, editor uguale il vostro editor e poi Rails credential due punti edit, e una volta lanciato, come vedete, vi si apre questo file, dove appunto vedete anche un esempio nel caso volete connetterlo a AWS. Noi vogliamo connetterlo al database, quindi creiamo una sezione database. Qua sotto mettiamo una variabile chiamata user root password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che è la mia password. Se volete potete mettere anche una variabile host, che nel mio caso sarà 0.0.0. E adesso mi viene il dubbio che quando ho lanciato il mio MySQL non ho dichiarato la porta, però vabbè, lo sistemeremo in seguito. E direi che per adesso ci bastano queste, username, password, host. Quindi lo salviamo. Volendo, potete anche dividere questo in ambienti. Come sapete, o se non lo sapete ve lo dico, Rails lavora su tre ambienti. In realtà potete aggiungerne quanti vogliete. Uno chiamato development, uno chiamato test e uno chiamato production. Quindi tecnicamente potrete creare qua dentro vari livelli a seconda dei... mettendo che appunto il database in produzione ha un account diverso da quello in sviluppo, eccetera. Per ora questo non ci serve, quindi teniamo queste: database, username, password e host. Andiamo qui un attimo per vedere che abbiamo tutto, quindi root, password e host. Ok, dovremmo esserci. Facciamo un attimo un docker ps per vedere il mio database MySQL, che non è giusto, quindi vado un attimo a rimuovere il mio database MySQL perché devo rifarlo. Demo MySQL, andiamo qua, devo dichiargli una porta pubblica, quindi facciamo un p3306 2.3306. Come vedete ora è raggiungibile dall'esterno, e quindi se vado nel mio env file, questo qua che abbiamo settato prima, appunto host 0.0.0.0, la porta non dovrebbe essere necessario dichiararla, visto che quella di default la 3306. Fatto questo, prima di andare a inserire i nostri valori qua dentro, vi voglio far vedere come vederli. Quindi per farlo dobbiamo entrare nella Rails console, che quindi credo sia Rails console. Ok, come vedete
qua sotto ci si è aperto questo, però facciamo così, siccome voglio farvelo vedere a tutto schermo, facciamo un clear. Rilanciamo il Redis Console, che così qua si vede meglio. Vengo qui, torno sul mio Redmi, perché dovrei essermi segnato, eccolo qua, il comando. Se io faccio Rails Application Credential Config, lui mi ritorna appunto, come vedete qui, database, username, root e host. Voglio accedere a solo uno di questi, mi basta. Ah, ok. Giustamente dobbiamo usare i due punti davanti, come appunto ci dimostra qua. Quindi, se vogliamo accedere allo username, quindi dobbiamo fare così. Perfetto, password. Quindi, come vedete, qui ci siamo. Credo però anche che possiamo accedere al nostro username anche in questo modo. Ovviamente, prima avevamo messo due punti database. Ma credo che possiamo fare anche così. Esatto. Quindi direi che qui ora è tutto chiaro. Ora, come vedete, qua abbiamo usato questo comando, Rails Application Credential Database, e ora non ci resta che, ad esempio, copiarcelo. Usciamo. Andiamo nel nostro file database config, qua dove c'è root, mettiamo questo, ma lo mettiamo all'interno di queste variabili con questi, insomma, con questo pezzo di codice, quindi maggiore, no, meglio, minore, percentuale uguale Rails application, questa è la password, e poi andiamo a chiuderlo appunto, le variabili diciamo in un template si mettono in questo modo in Rails. Quindi qua mettiamo password e ci copiamo tutto questo e qua andiamo a mettere il localhost, che io non mi ricordo se avevo chiamato host o localhost, credo host, sì, avevo chiamato host, quindi ok, va bene. Quindi qua abbiamo settato il nostro web in ambiente. Anche qua, andiamo a metterla anche qua in production perché non abbiamo definito i diversi elementi, quindi per adesso andiamo a connetterlo sempre sullo stesso database. Tutti gli altri dati li prende da default, come vedete, sia test che development usano i dati presenti qua dentro. Ovviamente poi questi possono essere, nel caso volete appunto mettere production o test su altri database, eccetera, eccetera, vi basta copiarvi questo blocco qua e appunto andare a creare le variabili d'ambiente relative appunto ai vari ambienti, quindi magari invece che database potete chiamarla production database, eccetera eccetera. E quindi fatto questo, salviamo. Quindi qua chiudiamo, andiamo qui sul nostro terminale e proviamo a fare un RailsDB create. Ok, come vedete lui ha creato i database, development e test. Ora facciamo un RailsDB migrate. Ora lui va appunto a fare una migrazione che adesso è vuota. Vedremo nei prossimi tutorial come appunto migrare, creare appunto una migration del database. Ora ci basta lanciare Rails server e Rails dovrebbe andare, quindi andiamo qua sul nostro browser, andiamo qua, come vedete prima ci dava l'errore e ora invece Rails sta funzionando e è connesso al database. Per farvi vedere cosa ha fatto quando ha fatto Rails create,
andiamo all'interno del nostro database, potremmo entrare nel Docker, eccetera, eccetera, oppure lanciamo un Docker di PHP MyAdmin e andiamo a vedere da lì. Oops. Ah, c'è una porta già allocata. C'è già una porta 81 occupata, quindi andiamo qua, cambiamo la porta, facciamo porta 85, Manga West è già occupata. Quante porte occupate per niente? La peppa. Ah, scusate, c'è già un Docker con questo nome, quindi noi facciamo Docker rm-f demo phpadmin. Adesso lo rilanciamo, andiamo sulla porta 86. Root, la nostra password è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E come vedete, qua in database abbiamo appunto due database, uno chiamato database and variable development e uno database and variable test. E poi vedremo anche come gestire release in production, eccetera, ma quella sarà, diciamo, una delle ultime cose che vedremo. Quindi niente, in questo un po' forse confuso tutorial, in cui mi sono come al solito fatto un po' casino con l'ordine delle cose e i comandi, però abbiamo visto appunto come creare un applicativo Rails, lanciarlo, creare le variabili d'ambiente e collegarlo al DB. Quindi direi che abbiamo fatto anche troppo per questo tutorial. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.